2 ottobre. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate. Matteo 25:5. Follia di mezzanotte, 2. Osserviamo queste 10 vergini e vediamo che cos'altro possiamo imparare da loro. Risaltano subito 3 cose. 1. La folla di mezzanotte. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Chi si addormentò? Tanto le avvedute quanto le stolte, che potremmo parafrasare così, sia il mondo, sia la Chiesa. Paolo, esortando alla vigilanza, scuote i credenti con queste parole. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo, Romani 13:11. Siamo coinvolti in un combattimento mortale contro un nemico che non osserva alcuna tregua, non propone armistizi o trattative di pace. Il Titanic trascurò 5 ammonimenti prima di colpire l'iceberg. Il porto navale di Pearl Harbor ignorò 6 avvertimenti prima di essere attaccato. Cristo non ritornerà per i religiosi, bensì per i redenti, non per i raffinati ma per i rigenerati, non per le persone rispettabili ma per i giusti. 2. Il grido di mezzanotte. Verso la mezzanotte si levò un grido. Ecco, lo sposo, uscitegli incontro. Matteo 25:6. Tutti intorno a noi udiamo gridi di paura. A chi possiamo rivolgerci per essere rassicurati? Al governo? Alle banche? All'industria? Agli intellettuali? No! Da credenti possiamo fare affidamento solo su queste parole, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù, Tito 2:13. 3. La crisi di mezzanotte. Il messaggio urgente che questa parabola trasmette è questo. Alcuni avranno quanto è sufficiente per andare alle nozze, altri, invece, no. Ora rifletti, conoscendo questo, che cosa devi fare tu? Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo, Luca 21:36. Iscriviti alla newsletter per ricevere meditazioni ed aggiornamenti.